ha favorito il tocco delicato di Cialanoglu dalla parte opposta. Monshine in posizione regolare, saltato Donnarumma, Monshine, e il pallone entra passando sotto le gambe di Bonucci. Incredibile, australiano in vantaggio. È incredibile, linea del Milan che sbaglia i tempi del fuorigioco, il portiere segue male perché esce ma con i tempi sbagliati e si è fatto saltare, e poi Bonucci, secondo me lui si è sentito fin troppo sicuro di andare per Borini, solito movimento in area di rigore, arriverà presso il cross, eccolo che arriva un po' morbido, è buono per Rodriguez, 1-1. Riccardo Rodriguez ha avuto pazienza, il Milan fa girare la palla, è sempre sul cross, anche Rodriguez trova André Silva, 2-1, quinto gol in Europa League per lui. Qui è partito un tiro, secondo me era in porta, era in porta, ma facile per il portiere, è andato sulla traiettoria. A meno che l'hanno provata questa situazione, perché è andato in quella zona di campo, la stoppata. Bene, poi con il destro dentro per André Silva, vuole fare la torre. Ha cercato di far proseguire per Borini che la mette dentro. Patrick Cutrone, 3-1. Silva Cutrone, come al solito in Europa League, ma qui un applauso va fatto a Borini. Borini, ripeto, interpreta sempre bene la gara con grande generosità, qui ci mette anche della qualità, ci mette della convinzione di poter recuperare un davanti sulla corsa. Cialanoglu prova a metterla dentro, ancora André Silva, Cutrone sono impicciati in tre. André Silva! 4-1. Quindi mi dai ragione che fa sempre gol questo ragazzo, dentro fa sempre gol, dentro l'area di gol fa sempre gol. Forse è un po' troppo facile, tu sottolinei. Diciamo che questo il portiere ha fatto, pens cash.